Bentornati sul canale di Access00, bentornati a un nuovo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu. Allora, proseguiamo verso sud, quindi non andiamo direttamente a Azzurropoli. Ma, prima di tutto, volevo tornare un attimo indietro, perché mi avete chiesto di parlare con la tizia che mi chiedeva dei fantasmi. Perché avete detto che è proprio da lei che sono nate un sacco di creepypasta a seconda della risposta che viene data. Perché io l'altra volta gli ho detto di sì, se gli dico no, che dice? Neppure io, quindi quella mano bianca sulla tua spalla è solo frutto della mia immaginazione, vero? Ah, è questa quindi la frase che ha dato il via a tutte le, diciamo, creepypasta che ci sono in giro, che sono state dette sulla Vandonia e quant'altro. Ok, va bene, tra l'altro io non avevo neanche visitato un po' le casette di Lavandonia, vediamo un attimo che ci dicono. Mi raccomando, assicurati di dare sempre dei soprannomi affettuosi ai tuoi Pokémon. Del resto, a nessuno piace essere chiamato con nomi strani, nemmeno ai Pokémon. Quindi neanche al mio personaggio piacerà essere chiamato Pistrolfo? Fatemi capire. Vabbè, ok, noi continuiamo in tranquillità e rilassatezza. Grazie per avermi detto di quella cosa, perché pensavo fosse semplicemente una risposta e via, diciamo così. Non perdonerò mai quelli del Team Rocket. Marowak, la povera madre del Cubon di cui ci stiamo prendendo cura, purtroppo non è riuscita a sfuggire alle loro grinfie e non abbiamo saputo più nulla. Poverina, mi dispiace, povera ragazzina, è andata male la situazione a quanto pare. Allora, qui sopra c'ero stato, no? Giusto, era il centro di volontariato di Lavandonia che, se non erro, c'eravamo stati, credo. Sì, mi ricordo lo Psyduck là in alto a destra. Me lo ricordo proprio precisamente, perfettamente. Benissimo. Allora, qui la Vandonia ce la siamo un po' vista tutta, quindi possiamo procedere verso sud alla ricerca del vecchio smemorato, perché è quello che dovevamo trovare. Qui che c'è? La Vandonia a nord. Ma anche no? Noi siamo andati verso destra prima, ma se io vado verso sinistra... c'è nulla! Perché questa piattaforma allora, dannazione? Ok, potevano fare una specie di quadrato in modo da far rientrare tutto dalla solita parte. Non è normale. Scusi. Sì, ok, ce l'aveva già detto che nel piano superiore c'è una bellissima vista, ci siamo già stati, non ci interessa, perciò continuiamo verso sud e scopriamo un attimo dov'è il vecchio smemorato. Sarà questo? Non credo, non mi sembra così vecchio. Ah, noi abbiamo abboccato. Perfetto. D'accordo, si è abboccato. Siamo diventati pesci adesso, Ned, pescatore. Guardate che faccia intelligente che aveva Stario. Dovrebbe essere tipo... sapete, mi è venuto il dubbio sul tipo normale con Stario? Veramente, sono dubbioso sulla cosa. Fatemelo vedere un attimo perché... No, è tipo acqua, ok. Pensavo fosse anche tipo normale, mi era venuto veramente il dubbio. E ho detto, ma stai a vedere che non è solo acqua puro o qualcosa del genere? Va bene. L'importante è che l'abbiamo tolto con un colpo solo, ma alla grande così. Perché questo è fondamentale per il nostro procedimento dell'avventura, direi. Decisamente, era solo una vecchia scarpa. Ma come? Mi dispiace per te, non hai preso niente allora. Vabbè, dai, sarà per la prossima volta. Ben ti sta, almeno impari a darci fastidio e a interrompere la nostra camminata di gloria. Che non è così, però vabbè, dettagli, sono dettagli, ci vuole pazienza. La pesca richiede tempo. Questo ha ragione, ha decisamente molta ragione. Infatti io non ci riesco più, almeno Boris, pescatore. Vediamo un po' lui, Poliwhirl, che tra l'altro avevamo già affrontato un'altra volta, se non erro. Non vi sto tagliando per un semplice motivo, perché sto cercando di scoprire insieme a voi se Sprintaboom basta come attacco singolo con tutti questi Pokémon e altro. Tra l'altro io volevo ringraziare nel frattempo che facciamo queste battaglie per i consigli che mi avete dato anche negli ultimi due episodi, soprattutto per i Pokémon di tipo spettro buio. Mi avete detto diverse cosette sui tipi e quant'altro, su chi sono deboli, su chi sono molto forti, spettro e buio, quindi... grazie veramente di cuore ai commenti che avete lasciato negli ultimi episodi, ma quelli che lasciate costantemente da quando è iniziata la serie, veramente grazie di cuore. Profumo invito, ok. Vi ricordo anche, se vi va, mi raccomando, lasciate un like ai video, se i video vi piacciono, mi raccomando, il like importante. Qui invece come ci faccio ad andare? La superficie dell'acqua è lievemente increspata. Sì, ma come? Forse con un Pokémon che nuota, ma tipo con Magikarp, lo posso cavalcare? Scusatemi, un attimo, no, giusto per
L'ho ridetto Magikarp, è Gyarados. In teoria sì, però non mi fa... Non mi ci va. Ah, a proposito della biglia, mi avete detto che serve per giocare con Pikachu la biglia. Però come la uso? Pikachu prova così tanta euforia che improvvisa un passo di danza. Tecniche segrete. Coccole. Ma come la uso io la biglia? Non capisco come usarla però. Qui ci dice gli oggettini, dare le bacche. Ma non ci dice altro in pratica. Ok, proviamo un attimo a vedere. Se io faccio coccole e tipo, magari è qua giù. Non lo so, vediamo un attimo se è qui in fondo. No, me la dà come biglia normale. Ma se io gli do una bacca. Sì, prendi Pikachu. Tutta tua, perfetto. Non la prende. Benissimo, non gli piace a quanto pare. Non avevo mai provato a fare questa cosa, quindi... Ah, gliela devo dare così? L'ha mangiata ed è felice. Benissimo, abbiamo scoperto come dargli da mangiare, però no, ancora non ho capito bene come dargli le biglie. D'accordo, va bene, qui questo allenatore lo toglierei di mezzo senza batterlo. Repellente, ottimo, visto che c'è modo, visto che si girava, ho detto aspettiamo un secondo. Pesca sportiva, ah, ma quindi è proprio zona di pesca sportiva questa, alla grande, questo si gira, benissimo così. Wow, alla grande in questo modo, un po' di stealth ogni tanto ci sta bene. Questo invece mi sa che mi prenderà pieno. Ah, ma siamo arrivati allo Snorlax allora. Ma questo mi dice qualcosa? Che carino il Pokémon che porti con te, mi fa venire voglia di sfidarti. E che fortuna, queste. Ma dov'è il vecchio? Dov'è il vecchio smemorato allora? È sotto lo Snorlax, dov'è il vecchio smemorato? Ok, Tangela, credo si chiami Tangela, credo. E è un problema perché, a parte il fatto che non l'avevamo ancora battuto nel senso che non l'avevamo ancora mai trovato. Che cos'è esattamente? È un'erba. Ok, quindi togliamo subito immantinentemente Pikachu e mettiamo Charmeleon, che è il caso. Ma anche sì. Bene. È la prima volta che lo troviamo, l'avevo in Pokémon Quest, lo ricordo, ma non avevo mai... Grande Charmeleon! Grande Charmeleon che ci ha evitato il sonnifero, grande lui, perfetto, perché altrimenti sarebbe stata una disgrazia. Benissimo, questo un po' meno. Mi ha ripreso anche abbastanza punti ferita, tanto da non morire, tanto da non diventare esausto, perché si dice così qui. Con un attacco solo. Però dai, ci proviamo un attimo, vediamo un po' se... Magari un brutto colpo? No, non è uscito un brutto colpo. Dannazione, lui continua con il mega assorbimento. Stavolta mi ha preso anche di più, mi sembra. Comunque, non è molto efficace. Non sarà neanche efficace, ma questo si sta rimettendo punti ferita su punti ferita. Va bene così, punti vita su punti vita. Anzi, in questo caso sono punti salute. Che qui ognuno li chiama come vuole, praticamente. Però va bene, d'accordo. Super efficace. Ah! Ne ha due lui di Pokémon, se non ho visto male. Quindi chi è il secondo che mette in campo? Grande Charmeleon, passa di livello. Livello 27, mo vieni. Quanto velocità gli è aumentata abbastanza, ma soprattutto i punti salute gli sono aumentati parecchio. Di 3, invece che di 2. Bene, condivisi col resto. Lady Diesel a livello 25, yes, grandi così. E chi è Onix? Eh sì, lo cambiamo l'allenatore, perché altrimenti me lo disintegrano con Charmander. Quindi, anzi, Charmeleon, scusate. Quindi va bene così. Mettiamo direttamente Machop e sarà un problema adesso. Sarà un problema. Dipende che cosa fa, cioè se ha velocità alta oppure no, perché se tipo mi fa fossa istantaneamente, mi disintegra subito. Quindi proviamo a fare movimento sismico. Terremoto, peggio ancora. Mamma mia, ok, per fortuna comunque un attacco glielo facciamo. Meno male, però non è che gli abbia fatto un granché in effetti. Ma non era tipo lotta, non era debole Onix ai tipo lotta, ricordo male io, dannazione. Allora, se mi rifà terremoto mi toglie di mezzo il nostro matchup, quindi è un problema. Se metto Onix contro Onix potrebbe essere un'idea, proviamo a mettere Gyarados. Giusto per soddisfazione personale, che ho idrovampata, almeno ce l'usiamo così. Dovrebbe anche resistere abbastanza il nostro Gyarados, in teoria, alle mosse di tipo roccia. Non so, quelle di tipo terra. Non ha effetto su Gyarados, esatto, infatti. E mi pareva questa cosa. Idrovampata, vai così.
Che è anche la prima volta che la vediamo, tra l'altro. Guardate la potenza in mare del nostro Gyarados. Benissimo, super efficace, quindi mosse acqua. Me lo ricordavo, però non ero sicuro. Super efficaci contro quelle... dovrebbe essere contro roccia, credo. Ma forse anche contro terra, in teoria. I punti esperienza vengono condivisi con il resto della squadra. Battuto Tony, il fantallenatore, mi lascio mai lasciarsi ingannare dai musetti carini. Ok, 2900 poke dollari e 5 Ultra Ball. Ste Ultra Ball tra un po' ne ho più delle Mega Ball. Soddisfazioni personali, va bene. Altre 3 Ultra Ball, appunto. Quando vi dicevo delle Ultra Ball, bene così. Qui di sotto, ora, questo Snorlax, c'è modo a svegliarlo? No, sembra di no. Pikachu, dimmi, vuoi qualcosa? Ti interessa? Che c'è? Che è successo? Strabuzza gli occhi alla vista dell'enorme Pokémon che ha davanti. Quindi... ma non è che ti puoi fare qualcosa tu? No, giusto per saperlo, perché sarebbe interessante se tu gli potessi fare qualcosa, sai, Pikachu? Magari se lo tocco da qualche parte viene fuori una... allora si può fare anche alla coda la carezza. Ah, non avevo mai provato. Ah, interessante sta cosa. Ok, basta. Direi che non fa assolutamente niente il nostro Pikachu. E questo Snorlax non si muove di qui. Quindi non si smuove. Ancora? Ma c'hai la fissa, Pikachu? Che c'è? Ah, torno via perché non ci si può fare niente. Quindi, allora ragazzi, mi dirigo verso Azzurropoli. Ci rivediamo direttamente a Lavandonia. Curati i nostri Pokémon. E sapete cosa? Mentre andiamo verso Azzurropoli, la casa del vecchio potrebbe essere anche verso il mare. Non ci avevo ripensato, ma potrebbe effettivamente essere tipo Kame House, no? Alla fine, una cosa simile. Lo scopriremo, penso, più avanti. Questa è un'allenatrice, quindi stavolta i combattimenti però ve li salto, perché credo che qui troveremo Pokémon Clarissa Bellezza che abbiamo già affrontato in qualche modo. Clefairy, sì, l'avevamo affrontato. Mi piacerebbe vedere anche se trovo qualche Pokémon nuovo, tipo lì c'è un Abra, ma al momento non ci interessa, che è una cosa incredibile togliere un Abra, lasciar stare un Abra, francamente. Possiamo passare qui dentro, sì, perché c'è il cespuglio che togliamo subito con Fendente. Giusto per vedere se magari andiamo da qualche parte. C'è anche un'allenatrice, guardate un po'. Una pietra focaia abbiamo trovato, ok. Ma l'abbiamo messa tra i potenziamenti. Ma un Pokémon decenti, no? Cioè, decenti, Abra è decente, anche Jigglypuff, ma li abbiamo già. Vabbè, faccio la battaglia, dai. Ho detto, ok. Quando mi voglio far vedere non mi vedono mai. Quando non voglio essere visto mi beccano subito istantaneamente. Ah, com'è sta storia? Cioè, l'avete visto ancora, Kelly? Kelly, ma guardami, vedimi, dannazione. Un Kadabra. Kadabra mi sa che ancora non l'avevamo mai affrontato. Gli psico dovrebbe essere deboli a lotta? O era il contrario? O i lotta sono deboli agli psico? Mica me lo ricordo, io ci provo a tirare un doppio calcio, però magari ora lo scopriamo insieme. Ok, era il contrario. Dannazione! Per fortuna non è esatto, non è molto efficace. Era gli psico che sono forti contro lotta, quindi. Oh, tra l'altro, se non erro, le mosse buio dovrebbero essere abbastanza potentine contro i Kadabra. E Gyarados ne ha per l'appunto una. Perché mi avevate fatto il discorso che la mente umana è debole alle cose tipo buio spettro? E quindi allora erano deboli. Io lo ricordo così. Ma intanto continuo a farmi flash. Ok. Mi abbassa la precisione. Spero non troppo, perché vorrei colpirlo con morso, francamente. Almeno scopriamo insieme se effettivamente... Ah. Aia. Fammi combattere però ogni tanto. Ok, tanto l'ho preso. Sì, decisamente debole. Super efficace, l'avete visto. Mossa buio. Brutto colpo, grandi in questo modo. Grandissimi così. Perfetto. 391 punti esperienza. Buono così. Machop sale a livello 26. Ma non si evolve mai in Machop. Cioè, tanto per dirlo. Sottomissione. Che cos'è sottomissione? Io non ho idea di che cosa sia sottomissioni. Tra l'altro, mossa lotta anche questa. Chi la usa carica il bersaglio in modo spericolato, ma danneggia anche se stesso. Non è che mi piaccia troppo. Pazienza, che cos'era? Chi la usa subisce attacchi per 2 turni e poi restituisce il danno moltiplicato per 2. Non mi dispiace, però c'è da subire attacchi per 2 turni. Non è una cosa tranquillissima in pratica. No, la tengo, non metto sottomissione. Non mi piace subire danno mentre lo faccio anche. Quindi no.
Va bene così, per ora lasciamo pazienza in quella maniera, è ok. Machok, che quindi è lotta, e abbiamo visto che quindi è deboluccio contro il nostro EDD in questo caso. Perché era all'opposto prima, sarà anche stavolta così, giusto? Credo, suppongo, spero, ipotizzo. Ora lo proviamo, contro Alakazam, dai così. Che è l'evoluzione di Machop praticamente questa, Machok. Quindi se io gli faccio un qualcosa di psico, tipo psicoraggio appunto. Ah, tra l'altro, perché mi diceva di calmamente, io calmamente non avevo idea di che cosa facesse, quindi ho detto a caso tra calmamente e teletrasporto, giusto così per dire. Evita l'attacco, ok, grande. Guardate che l'ETT ha una frequenza di dodge clamorosa, veramente. Nel senso che non subisce attacchi, cioè evita gli attacchi in maniera molto 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 frequente. Io non l'avrei mai detto. È una caratteristica particolare dell'EDD o ho fortuna io e basta? Tanto 5 Ultra Ball alla grande, perché mi succede veramente tanto tanto spesso, e è una cosa che non avrei mai detto sinceramente. Intanto sì, abbiamo notato anche questo primo problemuccio di Pokémon Let's Go Pikachu, e cioè il fatto che questi arboscelli, arbusti, ritornino comunque sempre. Questa è una cosa, è un peccato, spero che fissino la situazione in qualche modo. No, lì c'è un oggetto ma va preso dall'alto. Qui ci sono due tizi a parlare, ci parlerò dopo. Questo che è? Azzurropoli Lavandonia, via sotterranea. Quindi ci si va tramite via sotterranea a Azzurropoli? E andando a sinistra allora dove si va? Grande fungo. Cos'è il grande fungo? Non lo so, perché cos'è allora? Grande fungo. Fungo grande e raro e molto apprezzato da alcuni intenditori. Ok, tra l'altro mi avevate detto che nella biglia c'è scritto anche... c'era scritto per far giocare Pikachu, però io non la vedo, quindi... Cioè, non mi funziona la cosa, perciò non saprei, faccio il combattimento e ci vediamo dopo. Combattimento contro Jolteon, che è stato abbastanza tranquillo. Qui altro allenatore che non ci interessa. Scusate, ma voi due che fate? Stiamo confrontando i nostri Pokémon, vuoi partecipare anche tu? No, non mi interessava! Nozione. Mi ha mandato contro un Onix, un Pikachu. Io ho messo Onix ed è finita la battaglia. Ora però c'è questa. Ragazzi, Gyarados mi vuole imparare Coda Drago. È passato di livello durante il combattimento. Coda Drago che cosa fa? Chi la usa fa volare via il bersaglio in modo che venga sostituito. Non è male. Più che altro al posto di azione, visto che abbiamo già morso Idrovampata ed Ira, io la metterei al posto di azione. Attacco fisico che colpisce il bersaglio investendolo con tutto il corpo. Sinceramente non è che mi piaccia tanto, più che altro l'abbiamo usata veramente pochissimo azione. Anche perché è una mossa normale, abbiamo già Ira che comunque gli aumenta l'attacco, anche se fa meno danno. Però va bene così, qui intanto io continuo a affrontare Meow che ne ho già battuti 3, cioè alla grande. Dopo una sequenza di Meow impressionante, finalmente ce l'ho fatta. Dannazia, volevo vedere che c'era a sinistra io prima di andare verso Azzurropoli. Mi piace studiare, ma mi piacciono anche i Pokémon. Ok, d'accordo. Contento te, contenti tutti. Combattimento, ci vediamo. Altra nuova mossa, però stavolta per il nostro EDD, per Alakazam. Vuole imparare sostituto. Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. Mi sembra un'ottima cosa, francamente. Trasporto che faceva. Chi la usa sfrutta la psicocinesi per farsi sostituire da un Pokémon della squadra. Non mi sembra male in effetti questa. Chi la usa distrae il bersaglio piegando un cucchiaio e ne riduce la precisione. Ok, facciamo dimenticare i cinesi, perfetto, va bene. Non mi interessa togliergli precisione o quant'altro. Quindi va bene così, almeno gli facciamo imparare anche una mossa un po' diversa dal normale. Perfetto, battuto anche sto tizio che aveva un Magnemite tra l'altro. Abbastanza inutile, peraltro disintegrato tramite doppio calcio del nostro Pikachu. Dove siamo qui? Anche qui! Ah, è quello del tè! Ah, mi dispiace, al momento non si può passare per di qua. Ah, ma è il tizio del tè quindi questo. Ah, ora ho capito tante cose. Ok, quindi di sotto non c'era strada, non c'erano strade. No, perciò si può passare di sopra verso la via sotterranea per Azzurropoli. Certo che questo posto, altro che metropolitane, cioè qui è peggio di... non lo so. Cioè, è un buco scavato continuamente dai Diglett. Che è sto posto? Anche dalle parti di Azzurropoli dovrebbe esserci un Pokémon che dorme. O almeno così ho sentito dire.
Potrebbe essere un problema questo. Potrebbe diventare un grosso problema. Però potrei trovare quelli dei Team Rocket nelle mie stesse condizioni, in teoria, visto che sono andati verso Azzurropoli. Ok, Pistrolfo trova una precisione. Ah già, mi avevate detto anche di tornare nei vari posti, nei vari tunnel sotterranei, perché c'erano un sacco di oggettini. Visto che ora me ne sono ricordato, facciamolo, dai. Se metto dei Pokémon giù, in pratica... No, volevo solamente mettere... Fai uscire dalla Pokéball, perfetto. Mi va bene Charmeleon anche, d'accordo. Semplicemente mi dovrebbero trovare oggetti in più rispetto a quelli che ci sono e che vedo. Viene tutto teorica, eh. Ora poi lo vediamo insieme se effettivamente è così o meno. E per l'appunto l'ho messo alla fine, dannazione. Peccato, peccato, scusi signorina. Come sta? Incredibile quante cose si possono trovare al centro commerciale di Azzurropoli. Tu ci vai spesso? Guardi, è la prima volta che arrivo a Azzurropoli, se siamo ad Azzurropoli, perciò non ne ho idea. Forse siamo ad Azzurropoli. Percorso 7, ancora no. Via sotterranea, ok, sì sì, questa la, già la sapevamo. Non ci penso neanche, mamma mia, a combatterti, ci è mancato un soffio che ci prendesse. Ok, dimmi cosa hai trovato, Charmander. Charmeleon, scusami. Cosa hai trovato? Una baccabana? Va bene, d'accordo, d'accordo. Tra l'altro lì c'è un Raticate da prendere che non ho. Raticate ancora io non lo posseggo, quindi vediamo un po' di prenderlo. Perfetto. Raticate selvatico, guardate un po' qui che cattiveria. Mamma mia però, eh. Sarei quasi per usare le Mega Ball, perché non ho Bacchelampon utili da dargli. Più che altro ne ho più poche, non le voglio sprecare quelle poche che mi sono rimaste, quindi eviterei. Se riesco magari. Ci è mancato poco, ma purtroppo non è andata bene. Fuggito, benissimo. Mentre gli stavo lanciando una Mega Ball, tra l'altro. Soddisfazioni della vita queste. Ok, niente Raticate a quanto pare. Ah, c'è un coach, credo. C'è un coach, quindi andiamo direttamente a parlarci. Il percorso 7 è una piccola strada che porta da una città all'altra. Non so spiegarti perché, ma mi piace. Ok, dunque, sei pronto a lottare? Ci sto. La senti questa musica? È la colonna sonora della tua sconfitta. Mamma mia, che frase a effetto che è questa. Ok, benissimo. Vediamo un attimo chi è. Mitsushiro? Mitsuhiro, anzi. Coach? Chi ha? Farfetch'd? Che è Farfetch'd? Volo? Credo. Presumo sia volo, vedendolo, a parte il fatto che mi piace da morire, e lo voglio quel Pokémon, normale volante. Quindi, in teoria, con uno Sprintaboom lo dovremmo togliere di mezzo in un colpo, o giù di lì. Anche sì, bene, questo era importante da verificare, ok. Benissimo. Ciao Farfetch'd, mi dispiace perché sei anche simpatico come Pokémon, però è andata così, ok. Onix sale a livello 28, bene bene bene, che aumentano di livello i nostri. Wigglytuff, Wigglytuff dovrebbe essere tipo normale, credo. È l'evoluzione Jigglypuff, quindi per ora continuiamo così e vediamo un attimo se tuono magari gli fa qualcosa, tanto per cambiare un po' mossa. Perché dovrebbe essere normale e folletto, 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 dannazione folletto. Che cos'è folletto? Questo è un problema, folletto. Chi diamine è debole cosa, folletto? Non ne ho idea. Ok, tuono gli fa male, decisamente. Però, sì, grande, grande Pikachu. Grande così. Lo adoro quando fa così, perfetto. Completiamo qui la situazione, la devastazione di Wigglytuff in questo modo. Ciao Wigglytuff. Ok, tanto livello 30, In effetti... Questi coach sembrano messi quasi apposta per fare da barriere, come dire, se li passi vuol dire che quella zona che troverai più avanti la puoi fare, altrimenti torna indietro e continua ad allenarti. Mi sembrano una sorta di palestra, appunto, proprio all'aria aperta, però, diciamo così. Ti ringrazio per l'eccellente lotta, tieni, segno di riconoscimento. MT12, facciata. Che cos'è facciata? È una mossa d'attacco utilissima, la cui potenza raddoppia se chi la usa ha un problema di stato. Urca, buona. Ok, magari poi la insegnerò a qualcuno, non saprei. Siamo a Azzurropoli, ragazzi, perfetto. Allora, arrivati ad Azzurropoli, direi che ci possiamo salutare qui. Io vi ricordo Azzurropoli, città dei sogni arcobaleno, bellissimo. Vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social. Se vi va, di lasciare un like al video, se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!